È arrivato l'autunno con le piogge e i primi freddi? Mitch & Lui ti aspetta con la nuova collezione autunno-inverno. E da quest'anno anche le calzature. Mitch & Lui, centro storico ad Empoli. Serie B Eurobet. Amici di Pianeta Empoli TV, un cordiale saluto da Gabriele Guastella e ben trovati dallo stadio Carlo Castellani di Empoli. L'Empoli che ospita il Bari per la 12ª giornata si gioca sotto le luci dei riflettori alle 20:30. È il gran giorno per la premiazione di Ciccio Tavano con le 100 reti e con la maglia dell'Empoli in gare ufficiali. L'Empoli scende in campo con Bassi tra i pali, difesa 4 con Laurini a destra, Isai a sinistra, Tonelli e Rugani che formano la coppia dei centrali difensivi. Signorelli, Valdifiori e Croce a centrocampo. Infortunato Moro, Pucciarelli alle spalle di Tavano e Maccarone. Tavano, che lo vediamo dalle immagini, viene premiato dalla D Gelfi in questo preciso momento. Tutto pronto per il fischio d'inizio, arbitra il signor Fabri di Ravenna, che arriva in questo momento. Fischio d'inizio, subito un lancio per Tavano che entra nel rigore, pallone sul destro, rete, gli azzurri in vantaggio. 11° minuto di gioco con Tavano che realizza il gol numero 101. È già storia, la centesima rete fa già parte del passato. Tavano guarda al futuro, realizza il gol numero 101. L'Empoli è in vantaggio sul Bari. L'Empoli che attacca ora, pallone a destra, poi a sinistra c'è Isai, prova la conclusione con il destro l'albanese, palla alta, gli applausi del Castellani. Ora però replica il Bari, ben messa in campo Beltrame, prova la conclusione con il sinistro, corpo leggermente sbilanciato, pallone alto, formazione pugliese che però non si perde d'animo, attenzione, Fedato, con il destro a girare, palla al lato, Fedato, si è reso pericoloso nel cuore dell'area di azzurra. Sono intanto Tavano, sul lancio di Croce, che tiene anche colpito duro, esce Croce. Al suo posto Castiglia, intanto Bari che attacca, colpo di testa di Fedato. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Bari che vuole attaccare, però lascia ampia prateria agli azzurri che attaccano adesso. Pucciarelli per Tavano, destro secco, ci mette la punta della dita Guarna per evitare la seconda capitolazione. Bari però attacca ora, c'è un fallo di mano di Fedato non visto dal direttore di gara, e Fedato ne approfitta e poi prova a servire Galano, ancora Fedato, conclusione poi ultima da parte di Sciaudone, blocca senza problemi Bassi. Empoli che si fa vedere ora con Tavano, servito da Signorelli, Tavano punta dal rigore, Tavano poi prova a mettere in mezzo, la palla è buona per Maccarone che prova la mezza rovesciata, palla alta, applausi del Castellani. Attenzione al Bari che adesso attacca, Fedato, conclusione con il destro in due tempi, Davide Bassi dalla distanza, questa conclusione tentata dal Bari. Bari che attacca, vediamo, defendi, scambia con un compagno, ancora defendi, palla nella rigore, Fedato, palla piuttosto al lato. Vediamo ancora Fedato, pallone che finisce direttamente a fondo campo. Attenzione perché adesso il Bari riparte, c'era stato un evidente tocco con la mano e Bari che adesso va in contropiede e c'è il gol di Galano, palla toccata appena da Bassi che non può neutralizzare e poi beffardamente sul palo interno si insacca, però insomma qui ha sbagliato secondo me Fabri di Ravenna, purtroppo no, le immagini non ci sono, ma un evidente tocco con la mano di un difensore del Bari e finisce al Castellani 1-1, va bene così comunque, l'Empoli c'è, squadra viva, potevamo essere primi ma va bene anche così. Oh no!
È arrivato l'autunno con le piogge e i primi freddi? Mitch & Lui ti aspetta con la nuova collezione autunno-inverno. E da quest'anno anche le calzature. Mitch & Lui, centro storico ad Empoli. Serie B Eurobet. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Serie B Eurobet. Appassionati.